Amici, un altro episodio di un tutorial di chitarra elettrica della mia serie come passare dalla chitarra acustica all'elettrica. Perché le chiamo così questi video? Perché secondo me ci sono, ognuno c'ha un po' una vocazione nel chitarrismo anche, come nella vita. Io per esempio mi considero un chitarrista acustico, nel senso che ho cominciato con la chitarra classica, quella con le corde di plastica, no? Conoscerete. Due anni bellissimi di chitarra classica, però poi lì dovevo fare il passo per diventare un vero chitarrista classico, ma a quel punto io ormai mi ero innamorato delle canzoni, in particolare di quelle dei Beatles, che andavo scoprendo proprio allora, poi Neil Young, Bob Dylan, eccetera. E ho voluto fare quelle canzoni. Allora sono passato alla chitarra acustica, quella con le corde di metallo da cantautore, no? La chitarra folk acustica. Poi dopo, suonando, ti piace anche quella elettrica, ascoltando la musica, eccetera. I Beatles hanno belli assoli, Neil Young è il mio chitarrista elettrico preferito, e poi vabbè, Jimi Hendrix è insuperabile, poi prima o poi parlerò dei miei chitarristi preferiti, eccetera, eccetera. Però io mi considero un chitarrista acustico e secondo me ci vuole un po' di umiltà nella vita. E poi dopo mi arrangio a fare. Però per esempio, lo sai perché dico questo? Perché io una volta c'avevo un amico che si chiamava Gianni Cesaroni, che purtroppo non è più tra noi. Era un grandissimo chitarrista elettrico, lui ti incantava, stava lì le ore a farti sentire tutti gli effetti che riusciva a fare e poi suonava la chitarra elettrica a volume spento, così. Io lo andavo a trovare perché eravamo amici e poi mi piaceva imparare qualcosa. E lui suonava la chitarra da spenta, una cosa che io non farei mai. A me questa cosa qui non mi dice niente. Suonare la chitarra elettrica da spenta non mi parla, non mi dice niente. Infatti accendo il volume, no? Poi dopo che ho fatto, ho cominciato a imparare alcune canzoni elettriche suonando sui dischi, come vado facendovi vedere in questi video. Per esempio, mi innamorai di Neil Young, per esempio, Down by the River, no? Io potrei anche suonare così, ma mi stufo, cioè non mi piace la chitarra elettrica da sola, non mi parla. E allora ho suonato sui dischi. Poi c'ho anche una mia band che si chiama We For Garage, che saluto i miei amici Fabio, Stefano e Fulvio. Suoniamo insieme e facciamo questo genere di musica, un po' di blues, anche canzoni dei Cure, cose un po' varie. E lì però ci sfoghiamo e io in un gruppo mi sento finalmente un chitarrista elettrico, ma a casa mia io non mi metto a strimpellare né da spenta e manco elettrica, non mi parla, preferisco mille volte meglio l'acustica, persino anche la 12 corde, che è una delle mie chitarre preferite. Comunque, appunto, dico questo, voi capite un po' qual è la vostra vocazione? Io vedo che ci sono dei chitarristi che nascono elettrici, cioè neanche la comprano quell'acustica, proprio gli piace l'elettrica. A me non mi parla da solo la chitarra elettrica, ognuno ha la sua vocazione, però. E si può imparare e ci si può divertire anche così. E io, il mio maestro, diciamo, è Neil Young, e io ho imparato da lui, poi Roberto Ciotti e tantissimi altri. Mano a mano vi mostrerò forse se posso farlo, perché non so nemmeno se sia legale di suonare sopra i brani degli altri, perché non è nemmeno una cover, suoni sopra. Io vedo se mi bannano che i diritti, tolgo il video, che devo fare? Io ci sto provando, però. Volevo farvi vedere questo, perché io ho imparato a suonare la chitarra elettrica così e mi piace molto. Ok? Thank you.
fare i bassi, tu fai il basso, tieni il basso, una canzone semplice come questa, in mi minore. Tieni il basso e poi nel frattempo fai il resto, ok?